Assolutamente sì, oggi abbiamo dimostrato degli studi curati da Fondazione Veronesi che dimostrano proprio questo, cioè come aumentare la tassazione del tabacco possa diventare uno strumento di politica sanitaria, perché riduce l'abitudine al fumo e riducendo l'abitudine al fumo chiaramente riduce tutti quei danni che sono correlati al fumo, che sappiamo essere un fattore di rischio non solo per i tumori, ma anche per tante altre patologie. Sì, prendiamo ancora qualche ritardo di Rocco sulla distribuzione del registro, se mai lo vuoi. Il registro tumori è uno strumento importantissimo per avere una fotografia dello stato di salute del paese, una legge approvata nel 2019 che ancora aspetta i decreti attuativi. Quei decreti attuativi e per far partire quella legge serviranno per mettere in campo degli strumenti efficaci di prevenzione dei tumori, fare degli screening lì dove si muore di più di un determinato tumore. Io ho anche specificato come in questo momento noi viviamo un momento di difficoltà per il nostro Servizio Sanitario Nazionale che ha bisogno di risorse, quindi perché non recuperare risorse? Si stima che si possano recuperare circa 13 miliardi da raddoppiare il costo delle sigarette, così come è avvenuto in Francia. Ecco, in un momento in cui mancano le risorse, in un momento in cui il fumo fa sempre più vittime, perché non aumentare la tassazione sul tabacco per recuperare risorse da dedicare poi a tutelare il nostro Servizio Sanitario Nazionale?